Buongiorno a tutti, oggi ci ritroviamo a registrare un video che avrei voluto fare da tempo perché fa caldo. Il caldo significa solo una cosa per me: bubble tea, a volontà. A Roma conosco un po' di posti in realtà. Il mio preferito in assoluto è il Black Sugar, che adoro profondamente da sempre, perché è uno dei pochi che non usa polveri di vario gusto, ma usa sempre ingredienti molto freschi. Il personale è stragentile, quindi sono cliente loro da un po' in realtà. Sei il trittico delle meraviglie. Cocco mango con tapioca nera, se venite qui vi consiglio assolutamente il boom boom boom, che è il principale. Fragola mango, se siete amanti della frutta. La cosa bella di questo posto è che in base alle stagioni fanno i loro bubble tea, quindi d'estate, cioè magari d'inverno, non troverete determinati bubble tea perché usano giustamente solo ingredienti freschi. Però raga, cioè che buon di caffè. Ci sono diverse catene perché questo fenomeno è esploso da pochi anni, però sta ottenendo un discreto successo, no? Beh sì, grazie anche al fatto che i bubble tea sono particolarmente... Fatti vedere, Nicolo, fatti vedere. Dicevo, sono particolarmente instagrammabili. Il fatto che siano pieni di zucchero e che non andrebbero bevuti più di una volta al mese, che probabilmente la Coca-Cola ha meno zuccheri. Io ragazzi chiedo scusa per i capelli, a proposito. Tagliati dalla sottoscritta. Se volete che io vi tagli i capelli, sono 30 centesimi a capello, ragazzi. Dai, una suoneria! Sono sottopagata. Oggi siamo qui anche con una meravigliosa artista, bravissima a disegnare. Grazia, vieni. Grazia, non avere paura. Saluta questo pubblico. No. Questi sono i suoi disegni, ragazzi. Parliamone. Commissionatela perché è troppo brava. Questo è un baradam. Oggi proviamo un bubble tea diverso, che non so com'è in realtà. Ha aperto da poco, sta in zona Roma sud-est più o meno, all'altezza di Numidio Quadrato della metro. La particolarità di questo posto è che ha i gatti. Praticamente si chiama Morning Cat House. Se la fa come pronuncia? Se la fa? Mi piace l'idea dei gattini che girano attorno a noi, ci guardano mentre sorseggiamo quel meraviglioso bubble tea. Spero sia meraviglioso, sarò sincera, non mentirò. Io direi che ci possiamo anche avviare perché sennò affittiamo domani e fa estremamente caldo, quindi va bene, andiamo, ciao. L'ingiustizia è una mia grande virtù. Arrai gli occhi di Scar, sai perché? Sarò re. Siamo arrivati. Inizialmente non lo trovavamo. Non ha un'insegna, non ha niente. Ha solo questo. Sembra promettente, potrebbe esserlo. Allora, ci hanno dato dei moduli da compilare. Bisogna iscriversi. L'iscrizione prevede un costo di 5 euro per una volta e 20 euro per il trimestrale. Compila. Mettiamo questo codice fiscale. Ed ecco qui il menù. Sinceramente non sapevo cosa scegliere. Fino ho deciso di farmi consigliare qualcosa dalla ragazza che lavorava lì perché, cioè, è immenso. Questi qua sono solo tè e frutta. Ok. Ok, questi qua invece non hanno né tè né latte. Okay. Quindi dipende da come volete. Okay. Essendo che fa più caldo. Sì. Questi qualcosa qua con la frutta. Sì, certo. Quelli fruttati senza latte sono... Che consiglio? Va bene. Questa l'ananas, alici, okay. E poi è passion fruit, che sia dolce che aspro, diciamo, se vi piace. Ok, penso che andrò per quello all'ananas. Voi ragazzi invece... Io sto pensando, Lady Treasure, cosa c'è dentro? Okay. Questo qua, se vedete sotto, ci sono 8 tipi di fagioli rossi. Sembra di entrare in una casa di uno sconosciuto. No, siamo tutti imbarazzati. Tutto risalito, vai. C'è un cucciolino, è bellissimo. Ma tu sei poetti di gattino. Ma che bello che sei. Quanto è strano vedere questo tipo di realtà. Vero, è strano perché poi tra l'altro a Roma ci sono dei posti che hanno i gatti che girano. Però i bubble tea non penso ce ne siano. Devo controllare, verificherò. Questa sarà la risposta ufficiale. In tutto ciò ci siamo dimenticati e siamo venuti qua per dei bubble tea. Questi gatti sono troppo belli. No, guarda, non la pancia, la schiena. Mi odia ufficialmente. Però devo dire, c'è molta cura in generale. Sì, è tutto molto. Sono tenuti molto bene. Abbiamo visto dei gatti
tenuti lontani dagli altri. Abbiamo chiesto perché, ci hanno detto che, in poche parole, questo meraviglioso piattino stracoccoloso che è in calore, quindi per forza di cose, se non vogliamo fare un esercito di gatti. Un bordello. Il cucciolino sotto, invece, dov'è? Ha fatto da una settimana il vaccino, quindi deve ancora assestarsi piano piano. E poi c'è un gattone che è in pensione, mi hanno detto. Cioè, in che senso in pensione? Ha lavorato. Dici, ha portato la magnotta a casa, quindi ormai è andato. Quindi si è ritirato e l'hanno isolato. Io sono leggermente invidiosa della sezione guardaroba di questi gatti, che è sicuramente più ordinata della mia normalmente. Sono arrivati proprio qui. Sai il packaging? Ananas e gelelici e Oreo. La parte cremosa superficiale è da mescolare per bene. C'è un gatto che miagola, non c'è so. Un vicino che muore, volevo non so solo se attenzione. Si sente. Bambolino. Ok, questo è quello di Nico, che hai preso te? Late Treasure, ovvero gli 8 tesori, perché mi hanno spiegato che ci sono 8 tipi di fagioli diversi dentro, con aggiunta di tapioca. Sono saliti 5 o 6 fagioli, non riesco a identificare un gusto specifico, però so solo che è estremamente piacevole perché fa caldo. Il fagiolo mio all'ananas. Vogliono la vita. Sono troppo felice. Giusto, non ballare la borsa. Cioè, io praticamente Roma Termini è meno pericolosa di questo gatto. Non muore, ma che carino. Che c'è? Vuoi giocare con il gatto? Troppo? Un pochino. Troppo? Perché? Cosa vuoi da un bottone? Lui è il gatto trapper produttore, lui ha prodotto musica per più grandi artisti contemporanei, infatti lo si riconosce da cosa? Da questa catenina che ha da trapper, che vale probabilmente più delle catenine che indossano normalmente i rapper e i trapper contemporanei. No, frate, no, i gatti non bevono l'ananas. Prendi quei sozzoletti di salvi per penso cortesia. Che abbia rosicato. Cioè, continua. No, zio, ci dobbiamo salutare, lo so che è difficile, anche io, sì, dell'affetto lo provo anch'io, va bene? Però tu devi comprendere che io ho la mia vita, ho i miei interessi. L'ananas. Abbiamo scoperto che ai gatti piace l'ananas. Tremendo lui! Hanno una sezione market coreano cinese, non so se è coreano o cinese, perdonatemi ma non conosco la lingua. E la cosa interessante è questa sezione divanetto e possiamo uscire, facciamo un piccolo resoconto finale per capire un po' quali sono i vari punti da tenere in conto. Allora ragazzi, siamo usciti, che dire? Babolti molto buoni, siamo assolutamente lontani dalla normalità delle catene che abbiamo a Roma. Devo dire il nome delle catene? No, però ci sono alcune catene. No, ci sono delle catene tipo Yuyu Babolti, che sta a Vittorio Emanuele, che c'è anche a Novillo Quadrato, che a me non piace per niente. Questo qui è un'altra cosa. Babolti generalmente uno deve provarne di più prima di poter bilanciarsi più di tanto. Io ho optato per uno senza latte, uno molto semplice comunque sulla linea della frutta. Il tuo? Che ho assaggiato, molto buono, no? Quello mi è piaciuto. E chiaramente è un posto che si apprezza per la sua unicità. Il fatto di avere i gatti, di avere un ambiente così pulito, un'atmosfera così amichevole, anche da parte dei proprietari sono molto gentili. L'ingresso 5 euro una volta, è un'esperienza che per quanto mi riguarda faccio una volta e poi la rifaccio tra un po' dei mesi. Non verrei qui tutti i giorni, tutte le settimane. Per quanto io possa amare gli animali e tutto, ogni volta sono 5 euro. Un ingresso 20 euro 3 mesi se avete intenzione di venire qui più volte. Comunque potrebbe essere un buon luogo di ritrovo. Grazie a te, ti è piaciuto? Che mi dici? Bubble Tea, penso che è la prima volta che ne trovo uno che davvero mi piaccia tanto. Già mi piaceva di prima, però non riuscivo mai a deciderne quale prenderne. Questo era proprio ok, questo di sicuro una seconda, terza, quarta. Dai, il locale si trova in via dei Fontei a Roma, una strada molto stretta. Se venite con la macchina qui non trovate parcheggio, però solitamente si trova qualcosa sulla Tuscolana. Basterà aprire questa serranda e vi ritroverete lì dentro. Niente, è stato interessante, è stato intrigante, particolare. Lo rifarei? Sì! Una volta, tra un po' di tempo, perché è un'esperienza, non si fa sempre, secondo me. Poi non lo so, se vi piacciono i gatti, raga, fate abbonamento, fate tipo l'abbonamento ATA che potrete venire qui illimitatamente. Comunque, in linea di massima, ci sta. Non vorrei
vorrei sembrare poco elegante, ma il mio cuore appartiene al Black Sugar. Si trova a Re di Roma. Se venite da queste parti c'è Niccolò dietro, prendetevi il fragola mango se vi piace la fragola, se vi piace il mango, oppure provate qualcosa di classico tipo il boom boom boom, stra buono, e anche le cose salate, perché fanno un sacco di cose salate, sono tutte stra buone. Raga, niente, io rompo le palle, ma qui c'ho Niccolò che mi insegue, mi metto un po' di oh mio dio. In inverno provate il purple sago, raga, troppo buono il purple sago. Piccola postilla, giusto per essere sincera, ho ripreso il fragola mango, che è quello che avete appena visto. Penso abbiano cambiato la ricetta, hanno messo le palline. Non sono fan delle palline, ci sono rimasta un po' male, perché dovete usare le palline? Perché dovete rovinarmi bubble tea, cazzo? Vabbè, tutto questo per dire che fragola mango, buono, ma non lo so, togliete quelle palline, perché le avete messe? Era più buono prima, cazzo. Era più buono prima.